L'intervento, come vedete, tratta della scultura senese del Rinascimento e degli studi, diciamo, degli inizi tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Nello stesso anno in cui Wilhelm Bode inaugurava a Berlino il museo intitolato all'imperatore Federico di Germania, Corrado Ricci apriva a Siena la mostra dell'antica arte senese. Era il 1904. La capitale del nuovo Stato germanico dimostrava di poter competere con i grandi musei di Parigi e Londra. Siena invece era una città di provincia, ma voleva riportare all'attenzione del pubblico internazionale il suo grande passato di capitale artistica europea, che Bode aveva ben presente. Tra le opere più care al grande conoscitore tedesco vi era infatti lo Spiritello Tamburino, compiuto nel 1429 da Donatello per il fonte battesimale del Battistero, che lui stesso aveva riconosciuto qualche anno prima e donato al Museo Berlinese. Se nel Museo dell'Imperatore Federico la scultura aveva un ruolo da protagonista, alla mostra allestita nel Palazzo Pubblico di Siena non era da meno. Come vedete in alto a destra, Ricci aveva innanzitutto ricomposto nella loggia del Palazzo le principali parti originali superstite della Fonte Gaia di Jacopo della Quercia. Un monumento che nel 1869 era stato sostituito in mezzo alla Piazza del Campo dalla copia di Tito Sarrocchi che vi troviamo ancora oggi. In occasione dell'esposizione i pezzi erano stati rimontati in modo da dare il più possibile l'idea dell'originale assetto della fonte e mantenere l'esposizione a plein air. Una soluzione di notevole intelligenza che aveva il merito di rendere il primitivo effetto della fonte, molto più dell'attuale allestimento nel buio dell'antico fienile dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Alcune delle sale del Palazzo Pubblico, inoltre, erano state popolate nel 1904 di sculture dipinte. In basso a destra, una fotografia di allora testimonia come, al di sotto delle storie di Alessandro III affrescate da Spinello Aretino, si stagliassero una serie di figure che oggi sono ben note agli studiosi di scultura rinascimentale. Merita soffermarsi su alcune di queste per rendersi conto di quanto in alcuni casi le attribuzioni fossero corrette e in altri no. All'estrema destra della fotografia, che vedete in basso a sinistra, si riconosce il Sant'Antonio Abate, che è parte del gruppo della Madonna col Bambino e Santi di Jacopo della Quercia, giunto al Museo dell'Opera del Duomo dalla Chiesa di San Martino. Ecco qui ho riprodotto in una foto di primo Novecento e in una attuale, così come farò pure per le opere che vedremo in seguito, volendo sottintendere quanto il restauro, in tempi più vicini a noi, abbia migliorato la leggibilità delle opere. Nel catalogo della mostra del 1904, il gruppo ligneo policromo, che in origine doveva stare dentro una carpenteria gotica e apparire come un polittico tridimensionale, è schedato con il giusto e niente affatto scontato riferimento a Jacopo della Quercia. Luciano Bellosi, più di una decina d'anni fa, ha dimostrato che queste statue sono davvero di Jacopo, come tra l'altro aveva affermato Giulio Mancini verso il 1620, ma per lungo tempo non molti ne sono stati convinti. Carl Cornelius, nella più antica monografia quercesca edita nel 1896, negò le sculture a Jacopo, trovando in seguito non poco consenso. Negli stessi anni il francese Marcel Raymond pensava che Jacopo avesse intagliato solo la Madonna, lasciando i quattro santi a degli aiuti, e anche questa ipotesi ha trovato poi buon seguito. Bode, invece, aveva capito che l'intero gruppo era di mano di Jacopo. Grazie agli studi di Alessandro Bagnoli e Luciano Bellosi, oggi sappiamo che un lavoro quercesco fu l'Annunciazione del Santuccio, che era inedita quando fu presentata alla mostra del 1904, con l'incredibile attribuzione a Neroccio di Bartolomeo. Come sapete bene, costui è un maestro di una generazione successiva, nato nel 1447, quando le due sculture erano state intagliate da una ventina d'anni. Di Neroccio era esposta poco lontano la Santa Caterina da Siena, compiuta nel 1474 per l'oratorio della Santa in Fontebranda, come avevano dimostrato i documenti pubblicati da Gaetano Milanesi tra il 1854 e il 1856 e che erano noti nell'ambito dell'erudizione senese fin dal Settecento. Grazie a Scipione Borghesi e Luciano Banchi, nel 1898 erano stati editi pure i pagamenti del 1464 al giovane Francesco di Giorgio Martini per un San Giovanni Battista legno destinato alla compagnia di San Giovanni Battista della Morte. Tuttavia, sarebbe stato Enzo Carli a dimostrare soltanto nel 1949 che la scultura di Francesco di Giorgio esisteva ancora ed era da riconoscere in una statua che tutti credevano del suo maestro Vecchietta.
Al tramonto del Settecento, infatti, questo Battista, fortemente segnato dalla lezione non solo di Donatello ma anche del Pollaiolo, era finito in campagna, nella pieve di Fogliano. Quando nel 1904 fu esposto in palazzo pubblico, si era persa la memoria dell'originaria provenienza e lo si considerò un inedito del Vecchietta. La successiva scoperta di Cardi fu dovuta a un restauro, che rivelò nella base della statua l'emblema della compagnia. La mostra del 1904, infatti, rappresentò una straordinaria occasione per presentare un enorme materiale, in diversi casi inedito, e ovviamente non solo di scultura. I restauri sarebbero venuti poi, col tempo. Un materiale che comprendeva anche opere di privati, che presto finirono sul mercato e se ne andarono da Siena. Per la scultura del 400 mi piace ricordare questa Madonna col bambino in marmo che ha alle spalle il prestigioso modello della cosiddetta Madonna del Perdono, scolpita da Donatello per l'altare della Madonna delle Grazie nel Duomo di Siena, e allora apparteneva al signor Costantino Turchi di Buonconvento. Poi la Madonna ha preso altre strade, finendo anche fra i beni del principe Nicola di Romania. Solo un mese fa è ricomparsa nella collezione Salini, esposta fino a quest'oggi a Siena nei magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, che da domani inizierà a essere smontata per tornare nel castello di Gallico, vicino ad Asciano. Il marmo si assegna con qualche cautela alla mano di Giovanni di Stefano e il suo aspetto attuale risulta assai diverso da quello del 1904, testimoniato da una foto a Linari di cui possedeva una copia pure Federico Zeri. Quando finì sul mercato, infatti, la scultura subì un drastico e sconsiderato intervento che vide l'eliminazione di ogni traccia dei due cherubini che contornavano la Vergine e la testa di quello disposto dietro al bambino fu rilavorata nella forma del nimbo del Cristo. All'apertura della mostra del 4, la scultura senese del Rinascimento era un campo di studi non troppo battuto in Italia. Le citate raccolte di documenti sulla storia dell'arte senese pubblicate nella seconda metà dell'Ottocento da Milanesi, Borghesi e Banchi contenevano una straordinaria mole di informazioni cui attingere e che ancora attendevano di essere in gran parte valorizzate. Il volume sulla scultura del 400 della storia dell'arte italiana di Adolfo Venturi sarebbe uscito solo nel 1908 e una nuova generazione di studiosi era agli esordi. Giacomo De Nicola aveva 25 anni e si stava perfezionando con lo stesso Venturi per iniziare la sua carriera nel 1909 dalla sovrintendenza di Siena e passare nel 1913 alla direzione del Museo del Bargello. Pelleo Bacci, che avrebbe dedicato studi fondamentali a Jacopo della Quercia, Francesco di Valdambino e Domenico De Cori, di anni ne aveva invece 35 nel 1904. Era appena tornato da un lungo soggiorno in Eritrea e stava cominciando a dedicarsi agli studi di storia dell'arte. Solo nel 1907 sarebbe entrato nel personale del Ministero della Pubblica Istruzione. Dal 1923 al 1941 sarebbe stato poi sovrintendente di Siena. La storia dell'arte di lingua germanica era indubbiamente molto più avanti. Bode aveva dimostrato in diversi contributi di avere buona familiarità con la scultura senese del Rinascimento e per il Museo Berlinese aveva acquistato un nucleo di opere del 400 senese che Frieda Schoenmüller avrebbe accuratamente schedato fin dalla prima edizione del catalogo della scultura italiana del museo, data alle stampe nel 1913. Tra queste c'erano almeno due opere di enorme rilievo, un gruppo di annunciazione in legno di Jacopo della Quercia, che si dice proveniente da Santa Trinità a Firenze, e della quale resta solo l'angelo oggi perché la Vergine è andata distrutta a Berlino durante la guerra, e poi la Madonna col bambino in marmo di Francesco Di Giorgio, che stava in origine nel convento agostiniano di Lecceto, nei dintorni di Siena, e Bode credeva inevitabilmente del Vecchietta. Negli ultimi decenni del secolo XIX, il contributo di maggiore rilievo sulla scultura senese del 400 si deve ad August Chmalson, che fu tra i fondatori, insieme con Bode, dell'Istituto Tedesco di Firenze. Nel 1889 Chmalson resuscitò la personalità di Antonio Federighi, maestro dimenticato da Vasari, giovandosi dei documenti editi da Milanesi e comprendendone appieno il talento di scultore all'antica. Un talento tanto spiccato che nella Siena del Settecento alcuni marmi federighiani del Duomo erano stati scambiati per frammenti archeologici, tra questi l'acqua santiera che vedete al centro, scolpita qualche anno dopo il fiero San Vittore della loggia della mercanzia illustrato a destra. Chmalson, oltre a offrire la giusta ricostruzione della carriera del maestro, gli riconobbe pure l'acqua santiera del Duomo di Orvieto, risalente all'attività svolta nella città umbra nel corso degli anni 50.
Si tratta, tra l'altro, del primo esempio della predilezione federiana per l'antico, che trova uno dei suoi vertici nel Bacco, allora in collezione Delci, oggi nella collezione della Banca Monte dei Paschi di Siena. Pure questa statuetta in marmo passava per un pezzo romano. Fu smasso a riconoscerla a Federighi, che dovette scolpirla nel corso del settimo decennio del 400. A noi appare come un marmo di sconvolgente modernità, che anticipa, non solo nel soggetto, ma anche nelle volontà di imitare diligentemente l'antico, il Bacco di Michelangelo. Cimazzo può dunque essere considerato il vero padre degli studi su un maestro come Federighi, che Roberto Longhi avrebbe giudicato quale fondamentale tramite tra Jacopo della Quercia e Michelangelo, e ormai ci appare come il migliore interprete in scultura della passione umanistica di Pio II. Lo scritto di Cimazzo, del resto, sta ancora alla base delle scoperte degli ultimi decenni, che comprendono altri eccezionali marmi di gusto antiquario. Penso al Nettuno del Louvre, sul quale ha scritto di recente Alessandro Angelini, o a questa inedita coppia di busti di Bacco ed Ercole passata qualche anno fa sul mercato antiquario e sulla quale ho in preparazione da tempo uno studio. All'intervento federighiano di Cimazzo fu dedicata prontamente un'appassionata recensione nell'archivio storico dell'arte di Domenico Agnoli. A scrivere fu Cornelius von Fabrizi, un ungherese che era nato nel 1839 da una famiglia di antica nobiltà e in gioventù aveva svolto con successo le attività di ingegnere, lavorando alla costruzione di importanti ferrovie in Germania. Passati i 30 anni, dal 1870 Fabrizi scelse di dedicarsi agli studi di storia dell'arte, stabilendosi a Stoccarda e focalizzando il suo interesse sulla scultura e l'architettura del Rinascimento. Seppe dimostrarsi uno studioso validissimo e instancabile fino alla morte nel 1910 e presto si guadagnò la stima di Bode. A unire i due studiosi aveva la passione per il Rinascimento fiorentino, ma nell'ultimo decennio di vita Fabrizi scrisse anche su opere senesi. Nel 1907, con un breve intervento nella rivista L'Arte diretta da Adolfo Venturi, fornì una bella novità agli studi su Francesco Di Giorgio, scultore. Dal 1890 il Louvre possedeva un San Cristoforo in legno di rude vigore di Donatelliano, che era stato acquistato a Siena nel 1858 e allora si credeva del vecchietta. Fabrizi, muovendo dalle testimonianze delle storie senenses di Segismondo Tizio, dalle vite di Vasari e dalle principali guide senesi dal XVII al XIX secolo, seppe riconoscere che quella scultura stava in origine nella cappella Bichi in Sant'Agostino a Siena, in mezzo a un complesso pittorico di Luca Signorelli già allora smembrato. Nel 1984 Max Reider, in un fondamentale studio sulla cappella Bichi, seguito al restauro e al recupero degli affreschi di Francesco Di Giorgio e Bottega sulle pareti, propose una ricostruzione della pala mista di pittura e scultura, montando intorno alla statua una serie di dipinti di Signorelli divise tra la Galleria di Berlino, i musei di Toledo, Dublino, Glasgow e il Clark Art Institute di Williamstown. Zeidel ha pure dimostrato che l'impresa fu realizzata verso il 1488-90 su commissione di Antonio Bichi, uno dei membri più eminenti della fazione novesca che aveva preso il potere a Siena nel 1487. Era stato tuttavia Fabrizi, seguendo un suggerimento in realtà di Carlo Gamba, a accorgersi che il San Cristoforo era da riconoscere a Francesco Di Giorgio, per le indiscutibili affinità che lo legavano nella costruzione del panneggio con la coppia di angeli in bronzo realizzati in quegli anni per l'altare maggiore del Duomo. La novità fu ovviamente inserita da Fabrizi nel suo ultimo lavoro, un accurato catalogo ragionato delle sculture in legno e terracotta originali della Toscana, pubblicato nel 1909 come supplemento dello yearbook delle collezioni d'arte prussiane. Un lavoro che, come scrissero alcuni amici fiorentini nel necrologio dedicato all'anno successivo, fu suggerito dalla mostra dell'antica arte senese del 1904 e che, cito appunto dal necrologio, specialmente lo preoccupò negli ultimi anni della vita perché si vedeva costretto a pubblicarlo incompleto per mancanza di forze e per l'impossibilità di nuovi viaggi, incompleto ma già solida e sicura base per futuri lavori di più vasta mole. Qui finisce la citazione. In effetti, a oltre un secolo di distanza, quel catalogo di 88 pagine diviso per scuole, Pisana, Fiorentina, Senese e per luoghi, sorprende per accuratezza e impegno. È ancora oggi uno strumento utile dove si possono trovare registrate e riprodotte qua e là sculture che allora cominciavano a essere oggetto di studio.
Qui per esempio si vede, pur scambiata per un lavoro di fine 400, la Madonna col Bambino della cattedrale di Volterra che oggi sappiamo aspettare a Francesco di Valdambino. Con precisione veramente teutonica, Fabrizi tra l'altro non si limitò a citare solo le opere conservate ai suoi tempi, ma anche quelle ricordate dai documenti, andate perdute o da ritrovare. Elenca tra l'altro una serie di sculture attestate nel Duomo di Siena dagli antichi inventari conservati nell'archivio dell'opera del Duomo, anticipando di un secolo la predilezione per questo tipo di documenti di Monica Buzzi, che nel 2012 ha pubblicato, nell'ambito del progetto di Kirchen von Siena dell'Istituto Germanico, un volume contenente la trascrizione degli inventari della sagrestia della cattedrale senese e degli altri beni sottoposti alla tutela dell'operaio del Duomo dal 1389 al 1546. Fabrizi diligentemente aggiornò la bibliografia delle schede del suo catalogo pure con il primo libro dedicato alla scultura senese del 400, dato alle stampe a Berlino nel 1907 da un altro studioso tedesco, Paul Schubring. Schubring era nato presso Bonn nel 1869 e qui si era dottorato in teologia nel 1892. Qualche anno dopo, nel 1895, intraprese gli studi storico-artistici a Lipsia, dottorandosi nel 1898 con una tesi su Altichiero. Negli anni intorno al 1900 fu volontario nei musei di Berlino di arte decorative e pittura, dove evidentemente strinse rapporti di familiarità con Bode e si indirizzò verso lo studio della scultura, con un'inclinazione particolare per quella senese. Si dedicò quindi alla carriera accademica, che prese avvio a Basilea nello stesso anno di uscita del libro sulla scultura senese del 400. Nella pagina di prefazione, Schubert accenna con entusiasmo alla mostra del 1904, che gli aveva permesso di conoscere e confrontare tante opere. E ricorda anche di essere andato alla scoperta del territorio senese, avendo tra le mani l'accurato inventario che Francesco Broce aveva compilato a ridosso dell'Unità d'Italia tra il 1862 e il 1865 e, solo per il territorio della provincia, era stato pubblicato nel 1897. Schubring tiene a riconoscere l'assoluto rilievo dei volumi di documenti pubblicati da Milanesi, Borghesi e Banchi, che ho citato già più volte, e il ruolo fondamentale avuto da Bode per la promozione degli studi sulla scultura del Rinascimento, dichiarandosi grato pure anche nei confronti del già citato Fabrizi. Se leggiamo a destra l'indice del volume, ci rendiamo conto di una generale completezza quanto alle personalità artistiche della seconda metà del secolo e pure dei primi del Cinquecento. Federighi, Vecchietta, Meroccio, Giovanni di Stefano, il problema del maestro della Madonna Piccolomini, Francesco Di Giorgio, Cozzarelli e il Marina. Il primo Quattrocento, invece, ruota intorno a Jacopo della Quercia e Giovanni di Torino, perché altri due protagonisti, come Domenico De Coli e Francesco di Valdambino, che si dedicarono soprattutto alla scultura lignea, erano noti allora solo dai documenti. Sarebbe stato Bacci a riscoprirne le opere. Alcune di queste, tuttavia, compaiono già nel volume di Schubring. Penso all'Annunciazione valdambinesca di Asciano, che era stata rivelata al pubblico alla mostra del 1904. Schubring ricorda pure l'Annunciazione di Jacopo della Quercia a San Gimignano, resa nota pochi anni prima da Pietro da Chiardi. Le immagini delle due sculture recano però nella didascalia il nome di Martino di Bartolomeo, che aveva lasciato la sua firma nella base della Vergine. Si trattava di un affermato pittore senese che si era occupato della policromia. Soltanto nel 1927, infatti, Bacci avrebbe reso noti i documenti che permettevano di riconoscere Jacopo quale autore dell'intaglio. Poi, un restauro degli anni 70 avrebbe rivelato pure la sua firma ai piedi dell'angelo, smentendo definitivamente chi sosteneva che Jacopo lavorasse solo il marmo e non anche il meno nobile legno. Il volume di Schubring è costruito tramite medaglioni biografici, col limite di non contestualizzare bene certi momenti cruciali e soprattutto di non sottolineare adeguatamente i passaggi di artisti non senesi. Penso soprattutto a Donatello, ma anche a Benedetto da Maiano e al suo ciborio per la Cappella Maggiore di San Domenico. Manca, in virtù del luogo di nascita, pure Urbano da Cortona, maestro del giro donatelliano che si può considerare senese almeno di adozione, dato che, una volta trasferitosi in città nei primi anni 50, da lì non si sarebbe più mosso. Per tutto questo c'è tuttavia una concreta ragione. A Urbano da Cortona, Schubring aveva dedicato fin dal 1903 una monografia. In breve,
Schuring, mettendo insieme le scoperte archivistiche di milanesi, borghesi e banchi con le opere, aveva replicato in un libro il modello dell'articolo su Federighi 10 marzo, che tra l'altro era stato il primo a riconoscere a Urbano da Cortona il bancale di sinistra della loggia della mercanzia. Nel ripercorrere la carriera del cortonese, Schuring ha il grande merito di aver recuperato agli studi i frammenti dello smembrato altare della Madonna delle Grazie in Duomo, la più prestigiosa impresa scultorea della Siena di metà 400, cui più di recente ha dedicato contributi fondamentali Monica Buzek. Come ha rimarcato quest'ultima studiosa, quell'altare segnò il destino di Urbano, perché ne evidenziò le debolezze inventive e qualitative, tanto che, con ogni probabilità, quando Donatello giunse a Siena sul finire del 1457, si mise a scolpire la già citata Madonna del Perdono per il coronamento dell'altare. Verosimilmente, lì sul coronamento, avrebbe dovuto andare una Madonna col bambino di Urbano, che si tende a identificare con quella conservata al Museo dell'Opera del Duomo, cui ho qui accostato un inedito tondo con San Francesco. È questo tondo una scultura erratica finita da un paio di secoli nell'antica chiesetta di San Francesco all'Alberino di Siena, poco fuori Porto Avile, che a me pare da riferire a Urbano da Cortona e può andare ad arricchire le ricerche su questo maestro e soprattutto Scalpellino, che in Schuring hanno il loro patriarca. Non di meno, se mettiamo insieme il volume di Schuring su Urbano da Cortona con quello di pochi anni dopo sulla scultura senese del 400, abbiamo una visione per l'epoca assai completa di argomenti che fino ad allora non erano mai stati trattati tutti insieme entro un arco cronologico tanto ampio. Questo basterebbe a dare conto dell'assoluto rilievo degli studi di Schuring, che tanto avrebbe scritto sulla scultura e che tutti conoscono pure per il Corpus dei Cassoni pubblicato nel 1915. Quanto alla scultura senese del 400, molto da allora è stato chiarito e nuovi scenari si sono aperti, ma non si può trascurare il valore di apripista dei due volumi. Oltretutto sarebbe trascorso molto più di mezzo secolo prima che studiosi italiani si cimentassero in un'impresa analoga. Penso ovviamente al libro sulla scultura senese del 400 di Carlo del Bravo del 1970, che ha appena citato Marco Campigli, e a quello di Enzo Calli sugli scultori senesi del 1980. Altra storia è quella delle mostre, delle quali si potrà eventualmente parlare durante la discussione. Tra i meriti di Schuring vi è quello di considerare l'intera personalità di un artista, anche quando si tratta di un maestro eclettico, operoso in più campi. Mi riferisco in particolare a Lorenzo Di Pietro detto il Vecchietta, figura chiave del 400 senese. Schuring ne ripercorre la biografia a partire dall'affresco del Pellegrinaggio del 1441, che vedete a sinistra nella pagina del volume, poiché il giovanile passaggio lombardo a Castiglione Luna sarebbe stato scoperto da Longhi solo molto tempo dopo. Il richiamo alle pitture è giustamente continuo nel profilo vecchiettesco di Schuring, pure con qualche errore che oggi può apparire clamoroso, come l'attribuzione a Lorenzo dell'Assunta del Rifugio a Siena, una rara opera di Domenico Di Bartolo che alla mostra del 1904 era comparsa sotto il nome del Vecchietta. Quanto alla scultura, il catalogo vecchiettesco è ricco e oltre alle statue di marmo, compiute per la mercanzia intorno al 1460, comprende opere entrate negli studi da poco, grazie all'impresa di Bodi sui monumenti della scultura rinascimentale della Toscana. Penso al Sant'Antonio Abate, al San Bernardino Ligne di Narni, il San Bernardino poi sarebbe stato acquistato nel 1910 dal Bargello, oppure al rilievo bronzo con la Resurrezione di Cristo, firmato e datato 1472, che oggi si trova nella Free Collection di New York. Del resto, quanto alla scultura in bronzo, oltre a trattare delle imprese vecchiettesche del Ciborio oggi sull'altare maggiore del Duomo e del Redentore della Chiesa della Santissima Annunziata, Schuring propone novità decisive per Francesco Di Giorgio, risolvendo una disputa che andava avanti da qualche anno e aveva coinvolto i maggiori conoscitori dell'epoca. Tutto nacque da un articolo pubblicato sull'Archivio Storico dell'Arte nel 1893 da Bode, intitolato Una tavola di bronzo di Andrea del Verrocchio. La scultura in questione era una deposizione della Chiesa del Carmine di Venezia, in cui tra gli astanti si riconoscevano il duca d'Urbino Federico da Montefeltro e il giovanissimo figlio Guidobaldo, nato nel 1472. Un'opera in cui le forme e il carattere delle immagini sono rese con pochi tratti, al tempo stesso con grande sapienza spaziale e un donatelliano effetto pittorico. Ignorando la provenienza originale e guardando alla qualità altissima del manufatto, Bode si era convinto che potesse spettare al Verrocchio.
appena prima però del soggiorno veneziano degli anni Ottanta, dovuto all'impegno col monumento di Bartolomeo Colleoni. Il tenore elevatissimo della scultura e l'ubicazione in una città in cui Del Rocca aveva lavorato avevano indotto in inganno lo studioso tedesco, che tuttavia con notevole intelligenza si era accorto che alla stessa mano appartenevano non solo il giudizio di Pavide oggi nella National Gallery di Washington che vedete a destra, ma anche lo stucco del Victoria and Albert Museum di Londra con la cosiddetta Discordia. Questo rilievo deve aver avuto una parte nella scelta verrocchiesca dello studioso tedesco, perché era entrato nel museo londinese con il riferimento a Leonardo, il migliore allievo del Verrocchio, ovviamente. Bode affermava, e qui lo cito, che in tutta la plastica del Quattrocento non esisteva alcun'altra opera in cui la prospettiva dello spazio fosse resa con tanta maestria, in cui la composizione avesse tanta potenza e ricchezza e uno stile così pittorico e insieme tanta chiarezza, in cui il corpo umano fosse riprodotto così apertamente e con tanta bellezza. Ecco, un tale panegirico è sintomatico di un assoluto apprezzamento e la migliore premessa per un successivo intervento dello stesso Bode che nel 1904 attribuì a Leonardo l'intero gruppo di opere. Frattanto, Adolfo Venturi, nel 1902, aveva ampliato la serie con la flagellazione della Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. Un ennesimo rilievo in bronzo perfettamente coerente per stile con la deposizione. Nell'occasione, Venturi mantenne il riferimento al Verrocchio, ma poi, nel volume sulla scultura del 400 del 1908, preferì credere che tutti questi lavori fossero da riferire al fiorentino Bertoldo Di Giovanni, in virtù di un'indole profondamente caratterizzata dallo stile tardo di Donatello. Frattanto, si era però giunti alla soluzione definitiva. Fabrizi, nel 1906, si era infatti accorto che la deposizione del Carmine di Venezia proveniva in realtà dall'oratorio della Santa Croce di Urbino e, sbagliando, aveva pensato a un lavoro del fiorentino Francesco di Simone Ferrucci. Schubling, invece, capì subito che la provenienza Urbinate era da mettere in relazione con Francesco di Giorgio Martini e la sua attività per Federico di Montefeltro, a partire dalla seconda metà degli anni 70. Così tutto tornava. Lo stile pittorico ed esuberante muoveva dalla familiarità con quanto Donatello aveva fatto a Siena intorno al 1460 e la straordinaria cultura prospettica di questi rilievi corrispondeva perfettamente con le predilezioni dell'ambiente Urbinate e la preparazione matematica di uno dei migliori architetti e ingegneri del suo tempo. Schubin apriva così la strada agli studi novecenteschi su Francesco Di Giorgio scultore, presentandolo su di un altissimo piedistallo, dal momento che a lui si potevano riconoscere opere già attribuite al Verrocchio e a Leonardo. Deve essere per questa ragione che Schubin stesso finì per assegnare a Francesco Di Giorgio perfino il gruppo fittile del compianto della Sagrestia dell'Osservanza a Siena, un complesso statuario che, come affermava già Sigismondo Tizio nel Cinquecento, si deve a Giacomo Mozzarelli. Il più fedele allievo di Francesco realizzò ormai nel primo decennio del Cinquecento, pur muovendo dai modelli compositivi del maestro, quasi a tradurre a grandezza naturale le figure della deposizione veneziana, ma con un temperamento più naturale, eccitato dai moti dell'animo leonardeschi. Il volume di Schubring si chiude con Lorenzo di Mariano detto il Marrina, che davvero può essere considerato l'ultimo grande esponente della scultura senese del Rinascimento. Nella scena del 600, dal 600 all'800, il nome del Marrina, o meglio ancora dei Marrini, con il riferimento a una vera e propria bottega familiare, era assegnato agli autori di marmo ornati all'antica con fogliame animali grottesche, a partire dal prospetto della libreria Piccolomini in Duomo, scolpita in effetti dal giovane Lorenzo sul finire del 400. Schubin ha il merito di aver provato per primo a recuperare pure un'attività di statuario del Marrina, che solo ai giorni nostri, grazie agli studi di Alessandro Angelini, Alessandro Bagnoli e pure di chi state ascoltando, è apparsa più chiara, come riassunto adesso da Tommaso Lanfagni in un lavoro monografico su questo maestro appena dato alle stampe. Un documento trascritto da Milanesi dimostrava infatti che Marrina aveva eseguito nel 1517 il busto in terracotta policroma di Santa Caterina da Siena, ancora conservato nell'oratorio della Contrada del Drago a Siena, di cui esiste tra l'altro una variante nei depositi del Bode Museum, che conosco grazie a Neville Rowley, e credo della tarda attività marrinesca. Al busto dell'oratorio del Drago,
Schubring accostò l'annunciazione dell'oratorio della Misericordia a Siena, dando avvio alla costituzione di un corpus che col tempo sarebbe divenuto piuttosto ricco e avrebbe trovato uno spazio significativo nella mostra su Domenico Beccafumi nel suo tempo, tenuta a Siena nel 1990. Il corpus tuttavia non era veramente coerente e dopo i dubbi espressi da Enrico Neri Lusani e Marco Ciampolini, Alessandro Bagnoli ha capito, una ventina d'anni fa, che l'Annunciazione della Misericordia, insieme con molti altri numeri della serie, era un'opera da riconoscere a Domenico Cafaggi, uno scultore fiorentino affermatosi con decisione nella Siena Medicea del tardo Cinquecento e che attende ancora metodiche indagini. Mi piace dunque chiudere segnalando che, scorrendo le pagine del volume di Schubring, balza agli occhi un prestigioso lavoro di Cafaggi a lungo dimenticato negli studi. È il monumentale altare di marmo e legno dipinto che, fino ai ripristini degli anni 30 del secolo scorso, dominava la cattedrale di Pienza. Schubring lo fraintendeva per opera del tempo di Pio II e lo riproduceva come precedente del celebre allestimento peruzzano dell'altare maggiore del Duomo di Siena, dove il ciborio della Vecchietta è affiancato dalle coppie d'angeli Francesco di Giorgio e Giovanni di Stefano. Al contrario, si tratta di uno dei tanti altari di Siena e del suo territorio che deriva dall'allestimento di quello del Duomo senese. Fu realizzato, l'altare di Pienza, nel 1600 da Anton Maria di Pier Giovanni e Domenico Cafaggi, come dimostra un documento reso noto una decina d'anni fa da Laura Martini, che poi ne ha rinvenuto alcuni frammenti marmorei nella vicina Val di Chiana, in Santa Maria della Pace a Torrita e in San Biagio a Scrofiano. Per mio conto, mi limito solo ad aggiungere che un paio di quattro angeli lignei intagliati da Cafaggi per affiancare il ciborio devono esistere ancora. Si trovano infatti riprodotti con la giusta attribuzione a Cafaggi nel catalogo di un'asta fiorentina del 2001. Così il vecchio volume di Schubring, pur grazie a un equivoco, si rivela utile non solo agli studi della scultura senese del Rinascimento, ma pure a dipanare appena le molte ombre che ancora si addensano su quella della fine del Cinquecento. Grazie. Thank you.